Ragazzi, e benvenuti in questo mio nuovo video dalla mia cameretta e dai miei quadri storti che in molti mi avete fatto notare. Vi spiego subito una cosa: nella mia famiglia abbiamo sempre uno o due quadri storti nella stanza, perché è usanza e porta fortuna in teoria. Cioè, non so se realmente porta fortuna, ma per noi porta fortuna. Quindi sì, sono storti e rimarranno così, assolutamente, se no mia madre si arrabbia. Volevo farvi notare il mio nuovo maglioncione, troppo caldo, troppo bello, che adoro. Ma parliamo subito di questo video. Cosa vi racconterò in questo video? In questo video voglio parlarvi di 10 cose sul collegio che non sapete, ma che forse dovrete sapere, essendo che me le avete chieste in tantissimi. Ho preso anche appunti, me le ho segnate tutte, sul telefono di mio papà, con la foto di me e mia sorella. Allora, se so usarlo, non ho minima idea di come faccio. Iniziamo subito con queste 10 cose. La prima cosa che ci tenevo a raccontarvi del collegio è che molti chiedono se ci hanno pagato o se l'abbiamo fatto per i soldi. Allora, a dire la verità, ci hanno pagato 50 euro per ogni settimana che noi rimanevamo all'interno del collegio. Alcuni di noi, quelli che hanno fatto tutto il percorso, sono rimasti 4 settimane, quindi fate 4 per 50. E invece chi è uscito prima perché è stato eliminato oppure perché ha voluto tornare a casa ha guadagnato di meno. Però era una cifra significativa. Noi, non essendo attori, non siamo stati pagati, noi eravamo comunque dei ragazzi normali, che vivevano la loro vita normale, quindi non avevamo un compenso alto, comunque un compenso di attore. Due, in molti ci chiedono se oltre al cibo che ci davano in collegio ci fosse anche del cibo che ci passavano magari sotto banco. Allora, la verità è che, ok, ci davano del cibo orribile in mensa. Io ho perso 5 kg in un mese perché non mangiavo assolutamente niente, ma a metà pomeriggio più o meno ci portavano i biscotti fatti in casa per fare merenda, e quando eravamo fortunati ci portavano tipo le angurie, i meloni, queste cose qui, oppure le focacce ripiene col salame, ed erano, raga, buonissime, vi giuro, erano le cose più buone che mangiavamo durante la giornata. Io mangiavo solo quello, mi nutrivo della merenda, della focaccina, e tipo anche i succhi alle volte quando eravamo proprio fortunati. E quella, diciamo, era la cosa che mi dava energia e mi teneva un po' in piedi. Però arrivavano ed erano già finite, perché tutte le mangiavano tutte, quindi è così. Terza cosa che non sapete, ma che forse dovreste sapere: ci sono state delle coppie all'interno del collegio che non sono state riprese e che voi non sapete ovviamente chi sono. Quindi delle coppie che non sono mai uscite allo scoperto. Io ovviamente non vi posso dire il nome di queste persone per rispetto di queste persone, perché magari, non so, non vogliono che io parli di loro, di quello che c'è stato ma non è stato visto. Però sappiate che non è davvero solo quello che avete visto. Dietro ci sono stati degli amori un po' strani, ecco. Andiamo. Quarta cosa che dovreste sapere, ma che non sapete: eravamo microfonati 24 ore su 24, avevamo un microfono nascosto dentro la camicia che ci hanno insegnato subito a metterci da soli. Noi ogni mattina dovevamo cambiare le pile del microfono, e c'erano degli addetti con le pile che ce li cambiavano, e dovevamo metterci da soli il microfono infilandolo dietro la gonna e facendo passare il filo qui sopra, che arrivava qui al colletto della giacca. Quindi noi eravamo microfonati 24 ore su 24. E una cosa, diciamo, collegata al fatto che eravamo microfonati è la gente ci chiede: come mai quando facevate delle bravate eravate seguiti da dei cameraman? Perché, essendo microfonati, le persone che ci guardavano 24 ore su 24 sapevano cosa dicevamo, e di conseguenza, se sentivano che volevamo fare una bravata, ci mandavano un cameraman sopra e dicevano: dai, valli a seguire, vai a vedere che cosa stanno facendo. E quindi se noi prendevamo, avevamo l'idea di scappare o di fare qualcosa, almeno c'era un cameraman pronto che ci poteva filmare. Quindi non è vero quello che pensate, che è tutto finto perché è ripreso, eccetera. Semplicemente la vita, diciamo, live è così, penso. Alcuni di voi chiedono, sempre riguardo all'essere ripresi 24 ore su 24, perché se siete stati ripresi 24 ore su 24 le puntate sono solo di 2 ore o di un'ora? Perché
questo è lo spazio che la RAI ha dato al collegio e di conseguenza gli autori, soprattutto chi si occupava della post-produzione, doveva stare dentro quel tempo prestabilito. È una cosa, diciamo, che un po' ci spezza il cuore, perché tutti noi avremmo voluto rivedere la nostra esperienza a pieno, ma purtroppo non possiamo, ecco. Quindi molto materiale è stato buttato, penso, ma comunque rimarrà con noi nei nostri cuori. Quindi dispiace a tutti, dispiace anche a me, però è così. Stessa cosa che dovreste sapere, ma che non sapete. Noi non siamo attori, noi collegiali non siamo attori, anche perché sarebbe difficile essere realmente un attore 24 ore su 24 e di conseguenza non siamo attori. Io ero una ragazza normale che faceva danza, andava a scuola, che ha passato un provino, non sono un'attrice. E sicuramente i sorveglianti sono degli attori, perché so che nella loro vita fanno tutt'altro lavoro. La sorvegliante, per esempio, è un'attrice. E invece i professori sono realmente dei professori nella vita reale, però diciamo sono anche bravi a tal punto da interpretare una parte. Non penso siano degli attori veri e propri, perché se fanno i professori nella loro vita non faranno anche gli attori. Però per esempio la prof Petolicchio, quando magari insegna le sue classi, non dice per gentil cortesia, è semplicemente nel suo personaggio, ecco. Settima cosa che non sapete ma che dovreste sapere: noi quando c'era una scena, ossia eravamo ripresi dal cameraman, oltre alla persona cameraman c'era anche un autore, che era appunto un autore del collegio, che guardava la scena e cercava di capire che cosa stesse succedendo. E c'era anche un'altra persona che si appuntava le cose importanti, così che dopo, quando si andava a fare la post-produzione, quindi si andava a creare la scena, a creare il programma, sapevano già che cosa mettere e che cosa buttare. Quindi noi eravamo, noi collegiali e professori, ma c'erano anche persone esterne che nel giro di 2 giorni già avevi fatto l'abitudine. A noi c'era severamente vietato parlare con i cameraman o con gli autori, perché noi dovevamo vivere la nostra esperienza senza guardare chi c'era intorno, cioè senza vedere il personale che c'era intorno, appunto perché non dovevamo farci influenzare da loro. E quindi dopo 2 o 3 giorni comunque ti abitui alla presenza di queste altre persone, non ci fai neanche più caso e vivi la tua vita normalmente. Ottava cosa che non sapete, ma che dovreste sapere: ci era severamente vietato di dormire nella camerata maschile. Ci abbiamo provato tante volte a fare pigiama party e cose strane, ma ci era severamente vietato di dormire nella camerata maschile, anche se una notte un ragazzo si è nascosto nella camerata femminile e ha dormito con noi. Assurdo. Nona cosa che non sapete ma che dovreste sapere: c'era una guardia, un uomo, un ragazzo che stava sempre con noi nel corridoio tra le 2 camerate e ci guardava 24 ore su 24. Se facevamo qualche pasticcio o se non lo ascoltavamo, chiamava la regia, la redazione, e subito ci faceva mettere in punizione. Quindi era un po' cattivo, anche se comunque, cioè, penso che gli volevamo bene. Ultima cosa, decima cosa che non sapete ma che dovreste sapere, è una cosa un po' strana, però magari volevate saperla: noi ragazze avevamo il water e invece i maschi avevano la turca. Quindi chi non riusciva a farla nella turca veniva da noi ragazze e la faceva da noi. È una cosa orrenda, però è una cosa vera. Grazie ragazzi, grazie a tutti per aver seguito il video. Se siete arrivati fino qui mi fa un grande piacere. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo video. Se avete altre domande, magari farò un altro video dove risponderò alle vostre domande e alle vostre curiosità. Se volete lasciate un like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!